Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata delle Voci del Silenzio, il format di Restart TV che prova a dar voce a chi in questo periodo difficile è rimasto un po' nell'ombra e appunto nel silenzio. Oggi ospitiamo un bravissimo cantante dall'anima soul, il suo nome è Filippo Perbellini. Benvenuto Filippo nei nostri studi, grazie per aver accettato l'invito a venire qui e portare la tua testimonianza. Si sa già tanto di Filippo, ma cosa c'è di più interessante che ascoltare la voce del diretto interessato? Perciò, a te la parola Filippo, raccontaci un po' chi sei. Ciao a tutti, buonasera, è un piacere essere qui a partecipare a questa bellissima iniziativa. Io sono Filippo Perbellini, sono un cantante musicista classe 1990 e la mia passione più grande è assolutamente la musica. Ho iniziato da piccino, quando avevo 7-8 anni, a cantare sulle basi del karaoke, a prendere le pentole di casa, a tirarle fuori dagli scaffali, iniziare a suonare la batteria, a strimpellare tutti gli strumenti che trovavo in casa, anche grazie alla mia famiglia che comunque mi ha dato quell'input che è la cosa più bella del mondo, che è la musica. Chiaramente sono nato con un background musicale soul, perché mia madre, appassionata di questo stile di musica, mi faceva ascoltare da James Brown, da Prince, Stevie Wonder e via dicendo. Quindi da lì in poi mia madre, vedendo che c'era questa dote, insomma questa passione che avevo, ha iniziato a portarmi in giro un po' in tutti i bar e i concorsi di tutta Italia, e ho iniziato poi a fare i primi studi, le prime lezioni di canto, i primi concorsi, fino ad arrivare poi all'età di 9 anni, dove sono riuscito a fare queste esperienze in TV, le prime esperienze in TV su Rete 4, Canale 5, che sono Bravo Bravissimo, Canzoni sotto l'albero, poi passando da Bravo Bravissimo in Spagna, TVE, fino poi a maturare un po' la mia musica, e arrivando poi nel 2009 a fare Sanremo, dove è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto Riccardo Cocciante, la mia etichetta, che poi abbiamo fatto uscire un disco con Universal Motown e via dicendo. Insomma, questa è un po' la mia esperienza, ma oggi siamo qui perché, oltre insomma dare un restart e una ripartenza a questa pandemia che ci ha colpito, vorrei presentarvi il mio ultimo lavoro, che si chiama Almost Midnight. Allora, questa pandemia assolutamente per me, ma penso anche per tutti i musicisti, è stata una grande botta, ma una botta dal punto di vista sicuramente emotivo, lavorativo, però secondo me bisogna anche cercare dei lati positivi in questa cosa, ed è secondo me il tempo, nel senso che noi diciamo sempre no, non c'è mai tempo di fare le cose, siamo sempre sul fatto che il tempo è denaro, però se noi ci fermiamo un attimo a riflettere, il tempo è importantissimo, cioè il mondo si è fermato e noi abbiamo avuto tempo anche per noi stessi, quindi per guardarci dentro e per capire anche effettivamente che cos'è che ci piace, che cos'è che ci fa stare bene. E chiaramente per me una di queste cose è stata la musica, quindi ho avuto tempo di riflettere, di stare in studio, di scrivere cose nuove, di approfondire meglio questa cosa che secondo me tutti noi dobbiamo fare. Dopo la mia diciamo chiusura con la musica italiana, avevo bisogno di una nuova energia e volevo ritornare un po' a quello che erano le mie origini, e quindi a quello che ascoltavo da piccolo. Grazie anche a un amico che mi ha dato una mano, Nicola, siamo riusciti a contattare questo produttore americano che si chiama Tommy Vicari, produttore, scopritore di Prince, ma ha lavorato con tantissimi grandi della musica R&B come Quincy Jones, Michael Jackson, Christina Aguilera, Dionne Warwick, Jeffrey Osborne e tantissimi altri. E siamo riusciti a fargli avere un disco di brani inediti che avevo scritto negli scorsi anni assieme al mio chitarrista Samuele, e siamo riusciti a fargli avere questo disco di brani originali. Come nei film, nelle storie magiche, è piaciuto moltissimo,
E il giorno dopo, dopo averli ascoltati, fa: dai, venite a Los Angeles perché trovo il materiale interessante. E da lì nasce questo primo approccio e questa prima collaborazione che poi ha portato alla nascita di questo disco, Almost Midnight. Questo è l'LP di Almost Midnight ed è il frutto di anni e anni e anni di lavoro, perché tutto è iniziato intorno al 2013-2014, dove abbiamo inciso le prime parti, ma la difficoltà è stata quella proprio di, oltre che sviluppare i brani, ma di mettere insieme un po' tutti i tasselli, e quindi partendo dalle canzoni, dove ho avuto la fortuna di collaborare con un autore grandissimo, un masterpiece del songwriters ever, che si chiama Rod Temperton, famosissimo perché ha scritto delle hit mondiali come Thriller, come Rock With You e tantissime altre canzoni, quindi lavorato a stretto contatto con Michael Jackson e ho avuto la fortuna di stare con lui a Londra e avere due settimane speciali e collaborare e fare una delle session di songwriting con lui. E i due brani che abbiamo scritto assieme sono Rainbow Skies e Something to Smile About. E poi chiaramente un'altra grandissima fortuna che vale come più di anni e anni di studi e di lavoro e di lezioni è stata avere affiancato a me Jeffrey Osborne, che è un cantante che mi ha dato una mano grandissima dal punto di vista di vocal coaching e della scrittura delle parole e delle lyrics di tutti questi brani. Ecco. Poi nel 2017 abbiamo registrato e finito la seconda parte del disco con musicisti, session player di Los Angeles da capogiro come Steve Ferrone, Abraham Laboriel, Luis Conte, Greg Matheson, che ha fatto tutti gli arrangiamenti. I fiati invece sono i fiati che hanno fatto l'ultimo disco di Bruno Mars. Due coriste d'eccezione, perché una si chiama Judith Hill, che ha fatto This Is It con Michael Jackson, l'altra è una storica corista invece di Stevie Wonder. Insomma, abbiamo passato un mese e mezzo in uno studio, abbiamo vissuto in questo studio, mangiato, lavorato, sudato e fatto musica, come si faceva un tempo. Ormai è difficilissimo avere il tempo e chiaramente la forza per creare una cosa di questo tipo old school, alla vecchia maniera. E poi, insomma, siamo riusciti a fare poi anche la versione in CD in Giappone e quindi abbiamo sia il disco che il vinile. Il mio disco e il mio vinile si possono acquistare sul mio sito e-commerce oppure sui portali, chiaramente tutti i portali streaming come iTunes, come Amazon Music, ma chiaramente tutti i portali di streaming come Spotify eccetera. Per invece il CD l'abbiamo fatto solo per il mercato giapponese, ma si può trovare comunque su Amazon eventualmente se uno lo desidera. Questo primo pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Goodbye So Long. È un escape dalla musica, ma anche dall'amore, quindi un andare via, uno scappare, un lasciare un po' quello che era la normalità e trovare una nuova luce. Alla chitarra, Mr. Sam Lorenzini. On keys, Mr. Dario Dal Molin. Questa è Goodbye So Long. Two. One, two, three, four. It's time to kick out. I can't stick the broken
up and making a move and all, and put some happiness in my life. I'd ache enough, I'd ache goodbye, so goodbye, so long. I'm crazy and so confused. Feelings have been misused. Understand that life is good, and I'm gonna start living, enjoying life like it should. No heartache, it's time to kick you out the door. I can't stick and stay broken out anymore. So ashamed, so I finally say my goodbyes to you. And put some happiness in my life. I'd ache enough, I'd ache goodbye, so goodbye, so long. Time to restart, click up your heart. Time to restart, click on the bottom. It's time to restart, click of your heart. Time, 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 time. Goodbye, so long, it's time to pack it up and make it a moving on, and put some happiness in my life. I'd ache enough, I'd ache goodbye, so goodbye, so long. Il prossimo pezzo si chiama Almost Midnight ed è un po' una favola, perché è un brano d'amore che richiama un po' la Cenerentola, perché a mezzanotte, no, scoppia l'inferno e non vuoi più portare la tua ragazza a casa. How many times have I said, baby, you don't have to go. Time and time again, forever, we're having way too much fun. Oh yeah, baby, please don't go. Let's enjoy this night together. You already know how the story goes. I have been begging and pleading for you to stay. Yeah. Just give me one night, girl. For sure, I can tell that she's feeling me. But fighting the urge to give in to the ecstasy. How long will you fight, girl? So here we are, and here I go again. Because it's time for me to ask the questions. Excuse me, but it's almost to midnight, and I don't wanna take you home. I want you to hang with me forever. Just know that it's almost to midnight. I'm not about to let you go. So please let me steal tonight and maybe tomorrow. How many times will it take, baby, before you just let it go? Hope it doesn't take forever, 'cause we really do it all. Ooh, yeah. So just let the feeling flow. Let's enjoy this night together. You already know how the story goes. I have been down on my knees begging, baby, please. Just give me one night, girl. For sure, I can tell that she's feeling me. But fighting the urge to give in to the ecstasy.
How long will you fight, girl? So here we are, and here I go again. Because it's time for me to ask the question. Excuse me, but it's almost midnight, and I don't wanna take you home. I want you to hang with me forever. Just know that it's almost midnight, I'm not about to let you go. So please let me steal tonight, and maybe you're tomorrow. Maybe in tomorrow we can steal that word tonight. If you see the sun, we'll make it really, really right. We can watch forever. We both can watch it right. If you just say that you will stay, that you will stay. I want you to hang with me forever. Just know that it's almost midnight, I'm not about to let you go. So please let me steal tonight, and maybe you tomorrow. Maybe you tomorrow. Il prossimo pezzo si chiama Sexy, Sexy, Sexy Day. Legs are super fine, the kind you see, Victoria's Secret, Gucci, Calvin Klein. Make me scratch my head, I have to look again. You're so unbelievable, I can't lie. Can you make me come alive? Just keep me flying high. Every time you go walking by, people have to look twice. You are my sexy thing. On a scale from 1 to 10, you're at least 11. You are my sexy thing. Every man is looking your way, baby, you're black and sad. You are my sexy thing. Each and every day, take my breath away. You're my sexy thing. Everything in place, such a pretty face. Your smile is delicious. Oh, I won't lie, girl, you made me come alive. Just keep me flying high. Hey, you want red eye for a pair. You could be the centerpiece. Every time you go walking by, people have to look twice. You are my sexy thing. On a scale from 1 to 10, you're at least 11. You are my sexy thing.
Every man is looking your way. Baby, you like insane. You are my sexy thing. Each and every day, you take my breath away. You're my sexy thing. You're my sexy thing. Just give it to me. Yeah. On and on, darling. Grazie davvero tanto a Filippo Perbellini e alla sua band che ha voluto portare oggi nei nostri studi la sua musica calda e avvolgente. Noi speriamo di rivederti presto suonare dal vivo in molti palchi. E se nel frattempo avessi voglia di tornare a trovarci, ne saremmo molto felici. Grazie anche a tutti gli spettatori che ci hanno seguito fin qui. L'appuntamento con loro è alla prossima puntata con un nuovo fantastico ospite. A presto! Ciao a tutti, grazie mille, è stato un piacere essere qui con voi questa sera. Alla chitarra Samuele Lorenzini, alla tastiera Dario Dalmolin, io sono Filippo Perbellini, viva il soul, viva la musica, ciao!